Shut up and sit down. Ciao a tutti amici di Santa Planta, oggi parleremo del nuovo vaporizzatore Da Vinci IQ. Come potete vedere abbiamo il corpo centrale della macchina, il caricabatteria, la piccola asta che serve a estrarre le componenti interne del vaporizzatore, il bocchino, lo scovolino per la pulizia e un portachiavi che una volta aperto al suo interno, essendo cavo, può essere usato per stoccare i materiali. Il vaporizzatore Da Vinci IQ è innovativo anche per l'utilizzo di un nuovo materiale che si chiama zirconio, detto anche acciaio ceramico. Troviamo lo zirconio in alcune componenti del vaporizzatore, come ad esempio il bocchino, questa parte dove è possibile appoggiare la bocca per fumare, e all'interno, ad esempio, nell'apposito contenitore degli aromi. E nella perla di zirconio che troviamo sopra la camera di combustione. La perla in zirconio serve a estrarre meglio il vapore ed aumentare l'estrazione dei terpeni. Lo zirconio ha la conducibilità migliore della ceramica e al tempo stesso è più resistente dell'acciaio. La perla è a diretto contatto con la camera di combustione, che è in ceramica e può contenere fino a 0,3 grammi. La camera degli aromi, che come potete vedere sembra una supposta, è un oggetto veramente innovativo che troviamo per la prima volta nel modello Da Vinci IQ. Come abbiamo detto, è in zirconio e ha la funzione di esaltare il sapore e la boccata di vapore. Può essere utilizzata sia piena che vuota. Andiamo a vedere come si apre. Usiamo l'apposito utensile e, come vedete, può essere riempita con materiale secco intero. Una volta utilizzato il materiale secco intero, non occorre buttarlo via, ma possiamo riutilizzarlo sminuzzato, sgrinderato, nell'altra camera di combustione. Possiamo decidere di mettere all'interno della nostra supposta anche diversi materiali, per esempio dragoncello e menta, menta marocchina e menta piperita, oppure se siamo amanti del tabacco, possiamo aromatizzarlo con una scorza d'arancia. Questa è scelta vostra. La batteria si trova proprio accanto alla camera degli aromi ed è estraibile. Basta fare un clic e si apre il comodo alloggio. Eccola qua. Il corpo macchina è veramente piccolo e maneggevole. Davanti abbiamo 51 LED che una volta accesi serviranno a indicare i livelli di potenza. Abbiamo tre tasti, il primo che serve per l'accensione, e questi due che servono invece per regolare la temperatura. 5 clic veloci serviranno a accendere il corpo macchina. Corpo macchina che arriverà in temperatura in circa 45 secondi. Abbiamo poi la funzione booster che serve a far scaldare l'apparecchio più velocemente e premendo in maniera continuativa l'accensione vediamo i LED che si illuminano. Il Da Vinci IQ prevede 4 percorsi di temperatura preimpostati, SmartPad, ma è possibile personalizzare le temperature sfruttando l'applicazione che interconnetterà il vostro vaporizzatore con il cellulare. È possibile anche non utilizzare i percorsi preimpostati, ma decidere grado grado la temperatura. Basta praticamente premere il tasto dell'accensione e andremo a cambiare la funzione, come vedrete appaiono i gradi.
Spero di essere stata utile, sicuramente ci vedremo nei prossimi tutorial dove andremo a spiegare altri vaporizzatori portatili. Per il momento vi saluto e vi auguro una buona visione.